Un anno fa eri in Lizza per le votazioni amministrative di Isernia. A distanza di un anno, così visto da fuori, come sta andando la gestione Brasiello a Palazzo San Francesco? Diciamo, in linea di massima posso dire che ci sono delle luci e ci sono anche delle ombre come io sospettavo e pensavo che ci fossero. C'è da dire comunque che i tempi sono duri. Beh, questo sicuramente sì, è un compito quello di amministrare anche le realtà, le nostre piccole realtà, con un compito molto, molto difficile. Gli enti locali con quello, diciamo, che è l'orientamento prevalente a livello centrale, a livello politico, sono sicuramente penalizzate. Sono molto penalizzati i trasferimenti, soprattutto di fondi agli enti locali. Il taglio anche che si sta operando in questi mesi, anzi in queste settimane, rispetto agli enti non centrali, non agevolano sicuramente il lavoro degli amministratori, che a volte poi ci mettono anche dell'oro, diciamo così. E quindi le situazioni sicuramente non sono facili, insomma. C'è chi dice che c'è troppo Campobasso e poco Isernia a livello di politica regionale. Ma io prima di fare queste considerazioni sarei un po' attento, anche perché, allora, se noi analizziamo storicamente il rapporto da quando si è formata la regione Molise nel 1970, come le altre regioni, rispetto del dettato costituzionale, possiamo dire che, diciamo, ripeto il termine, storicamente Isernia è stata molto avvantaggiata da questo punto di vista qua. Noi abbiamo avuto una sproporzione, e lo dico anche a costo di sembrare e di essere impopolare, della rappresentanza politica della provincia di Isernia, che ha avuto presidenze, no? Molto, molto lunghe nel tempo, senza fare nomi, li conosciamo tutti, insomma, i nostri rappresentanti. Come dire, addossare la responsabilità del declino della nostra provincia al fatto che c'è appunto questo squilibrio di cui parlavi, non credo che sia corretto dal punto di vista storico. Ci sono responsabilità della classe politica locale, diciamo provinciale in questo caso qua, che andrebbero sottolineate sicuramente con forza maggiore.